Allora, io credo che sia, diciamo, a questo punto della discussione arrivato il momento di fare un po' di, diciamo, di chiarezza su alcuni punti, perché qualcuno sembra che si sia dimenticato uno spazio temporale che va da agosto 2015 al 2017, periodo nel quale la giunta di Miglio della scorsa consiliatura ha approvato e dato l'ok all'avvio del, diciamo, dell'impianto di compostaggio con un atto di indirizzo. Allora, io vorrei, diciamo, che si facesse un ragionamento intellettualmente onesto, premesso che non ho nessuna difficoltà a arrivare ad una deliberazione unica, laddove però per correttezza non fosse altro, perché è vero che i numeri ce li ha la maggioranza e non è un reato, ma è altrettanto vero che esiste una, diciamo, uno stile istituzionale, una correttezza, cioè quando si fa una proposta di delibera in genere o la si rifiuta o la si emenda a seconda del comportamento che la parte politica dell'altra parte vuole avere. Quindi se la maggioranza avesse voluto diciamo, una concertazione, nessuno dell'opposizione avrebbe rifiutato, quindi si poteva tranquillamente emendare la delibera, la proposta di delibera che l'opposizione ha presentato con quei punti che sono stati illustrati e che qualcuno ritiene che tecnicamente siano più precisi e che possano, diciamo, indicare meglio dal punto di vista tecnico, ma siccome io ricordo sempre, noi siamo politici, noi facciamo atti di indirizzo. In linea generale abbiamo detto, è stato messo nella nostra delibera quello che in maniera un po' più tecnica è stata messa nell'altra delibera, ben venga. Allora, quindi, se c'è questa disponibilità, non abbiamo nessun tipo di problema, se davvero è questo lo spirito, di integrare la delibera, ma con una precisazione, perché nel deliberato presentato diciamo, dalla maggioranza, perché tutti quelli che hanno firmato per me sono maggioranza. Dunque, c'è al punto 4 il punto in cui si dice di trasmettere il deliberato all'area quarta e quinta del comune di San Severo al fine di espletare, eccetera, eccetera, quando la provincia riaprirà la procedura AIA, cioè si subordina quello che deve fare il comune a sé e quando la provincia aprirà il procedimento, cosa che è completamente differente da quella che diciamo noi, perché noi diciamo invece che il comune deve prima fare l'istruttoria, che credo sia stato detto anche la signora Montemitro, deve prima fare l'istruttoria con tutta una serie di valutazioni che devono però essere non così, perché la riapertura dei procedimenti, io sono stata in provincia e sono stata più di 2 ore a parlare sia con l'ingegner Biscotti sia con l'ingegner Dattoli. E in quella sede sono stati chiari: se la legge permette di riaprirlo, si riapre, se la legge non permette di riaprirlo, non lo possono riaprire perché farebbero un abuso. Quindi dobbiamo essere bravi a mettere in piedi i motivi per poter arrivare a questo benedetto riesame da parte della provincia. Quindi quella parte di deliberato della maggioranza serve a far rimanere la situazione impantanata. Ecco perché non possiamo fare, diciamo, cioè, ritrovare una sua, perché è in contrasto con quello che diciamo noi. Quindi, se c'è questa volontà dal punto di vista formale rispetto al Consiglio di Stato, non c'è nessun problema. Se volete emendare la nostra con quella parte, noi penso che la voteremmo all'unanimità. Non è stata messa, lo ribadisco, solo e soltanto perché il sindaco e l'amministrazione si era già espressa con un comunicato stampa dicendo in maniera molto ferma che appunto avrebbe dato mandato per l'appello, quindi l'abbiamo ritenuto oltronea, ma se lo vogliamo ribadire in sede di Consiglio Comunale, ben venga e lo possiamo inserire. La questione del riesame è stata messa, c'è anche nella, diciamo, delibera presentata dall'opposizione, naturalmente il riesame noi l'abbiamo inteso in senso sia comunale per i motivi che ho detto prima, sia provinciale per, diciamo, le determinazioni conseguenziali. Quindi se c'è una disponibilità da questo punto di vista, stessa cosa vale anche per il Comitato di Controllo Ambientale, cioè se è una cosa che fa piacere alla maggioranza,
c'è questo clima, diciamo, di concertazione, problemi per quanto ci riguarda, si possono fare gli emendamenti e inserire nella delibera che abbiamo presentato. Ripeto, non perché ci sia un obbligo, perché è chiaro che ognuno fa quello che può con i numeri e con quello che è permesso dal regolamento. Pertanto, siccome anche, diciamo, fortunatamente permette all'opposizione di presentare una proposta che è stata fatta solo e soltanto perché noi abbiamo detto tante volte nelle commissioni, lo abbiamo detto tante volte tra di noi e penso che nessuno lo possa sconfessare perché ci sono i verbali delle commissioni, specialmente quella di commissione e controllo nella quale questo compostaggio è stato trattato a iosa. Abbiamo detto di fare un consiglio comunale, abbiamo chiesto alla maggioranza di convocarlo. Rispetto a un'inerzia della maggioranza, ci siamo sentiti in dovere di farlo perché dobbiamo comunque porre, cioè smuovere le acque in qualche modo per poter avviare per quello che si può e per correre ai ripari rispetto ad una situazione ormai, diciamo, che è giunta, diciamo, quasi paradossalmente preclusa, diciamo, dal punto di vista delle soluzioni. Però, mai arrendersi, come dicevo prima, e quindi naturalmente abbiamo ritenuto di dare impulso proprio nelle nostre facoltà, per cui la maggioranza, proprio in ragione di questa mancanza magari tempistica, in ragione del fatto che l'abbiamo fatto con spirito, diciamo, abbiamo chiesto noi tante volte di farla e non è stata fatta, ecco, magari sarebbe stato più, diciamo, non è un diritto, non è un dovere, però sarebbe stato istituzionalmente un gesto di collaborazione, perché è questo che viene spesso strumentalmente rinfacciato all'opposizione e non è assolutamente vero, perché penso che i fatti parlino chiaramente, che si poteva tranquillamente risolvere in questa maniera. Ma veniamo alla parte, diciamo, nel merito. Dunque, io vorrei dire al sindaco: sindaco, nel 2015 la delibera di giunta l'ha approvata lei e la sua giunta e avete dato il via al procedimento. Questa cosa non se la deve dimenticare nessuno. Questo è il punto di partenza. Non lo dico io perché altrimenti se lo dice la consigliera Caposiena lo dice in maniera strumentale. Questa che adesso io mostro è l'autorizzazione della provincia. L'autorizzazione della provincia. Da una parte parla del comitato via nel quale sono stati inseriti dei tecnici nominati dal sindaco appena si è insediato in quel comitato via. È stato dato parere favorevole alla proposta progettuale come la documentazione trasmessa. Sempre nella stessa autorizzazione si scrive: il comune fa presente che con nota numero tot eccetera ha trasmesso la delibera di giunta 142 del 2015 con la quale il comune di San Severo ha espresso la volontà di approvare la realizzazione dell'impianto. Quindi questa era la prima parte, diciamo, per capire, mettere i punti fermi alla vicenda. Poi adesso troveremo le soluzioni, ne sono certa di questo, perché se c'è questa volontà, ben venga. Però l'onestà dei fatti non la possiamo assolutamente, diciamo, mettere da parte e fingere che non sia accaduto, perché trovo che sia una mancanza di assunzione di responsabilità da un lato e un atto, diciamo così, poco corretto dall'altro. Questo era un comunicato stampa del 2 agosto 2017 del sindaco Miglio, il quale riteneva: una ventina di cittadini non rappresenta certamente una comunità intera o gran parte della comunità, perché sono vicini agli ambienti del centro-sinistra che sono contrari al compostaggio. La costruzione dell'impianto di compostaggio Sagedil, quindi parlavamo di Sagedil, consentirebbe un notevole abbattimento, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, è chiaro che anche gli incontri fatti al MAC, che erano fatti dopo che è stato approvato l'impianto, sono stati fatti, diciamo, appunto, dopo che il pacchetto purtroppo era stato, si era, cioè ormai la torta si era fatta. Il problema è che, nonostante questa situazione, la cosa grave, gravissima, è che in quel lasso di tempo, non essendo mai stato convocato un consiglio comunale sul tema e l'opposizione non aveva assolutamente i numeri, a differenza di questa consiliatura, in quella non aveva assolutamente i numeri per poter convocare il consiglio comunale. Miglio e la maggioranza non hanno mai voluto convocare durante l'approvazione, durante la conferenza dei servizi in provincia, un consiglio comunale proprio perché temevano, innanzitutto, il consenso popolare, dall'altro lato che dovessero poi prendere posizione, cosa che sono stati bravissimi a non fare durante
tutto quel periodo di tempo. E veniamo a dopo il 2017. Una volta che l'autorizzazione è stata incartata, qualcuno si sveglia e ci dice: no, però adesso noi vogliamo il pubblico, no, ma noi siamo, non siamo favorevoli al privato. No, il pubblico c'era, lo ha detto Massimo D'Amico, assessore all'ambiente durante l'amministrazione Savino, che ha portato dal 9% la differenziata al 64%, con un abbattimento dei costi del servizio di quasi 2 milioni di euro, cosa inversa a quella che è stata fatta nell'amministrazione precedente. Allora, se l'impianto pubblico lo avete votato, lo avete detto, c'eravate voi, c'era Santarelli, c'era Sderlenga, c'era Miglio, noi, tutti gli altri, non c'era nessuno in quel consiglio comunale. L'avete approvato per chiudere il ciclo dei rifiuti, nel quale siamo sicuramente d'accordissimo, per un impianto pubblico. L'impianto pubblico non è stato mai portato, diciamo, a termine, perché le procedure non sono, si sono bloccate letteralmente da quando la Sagem ha fatto la richiesta di intervento a San Severo, e quindi abbiamo perso i finanziamenti che erano stati concessi al comune di San Severo per l'impianto di compostaggio pubblico di 20.000 tonnellate, perché nessuno è contrario all'impianto di compostaggio. Su questo il sindaco aveva ragione, non siamo contrari a prescindere, anzi, perché è necessario per abbattere i costi e per chiudere il ciclo dei rifiuti, ma dal punto di vista pratico adesso dobbiamo risolvere i problemi appunto che sono sorti per questi tipi di azioni amministrative. Quindi, premesso che l'impianto pubblico è stato abbandonato e ora tutti corrono al pubblico, però corrono al pubblico dopo che, diciamo, c'è stata un'azione della provincia e diciamo della maggioranza del tempo rappresentata diciamo dal sindaco Miglio, che aveva detto sì, salvo poi tornare indietro. E allora, se, e rispondo al consigliere Santarelli, se quello che dice sul presidente Gatta vale oggi, e ricordo a tutti che Gatta è arrivato quando l'impianto di compostaggio era stato già approvato un anno e mezzo prima, figuriamoci come può valere per Miglio quando era presidente della provincia al tempo. Quindi, se Gatta si deve assumere delle responsabilità, io mi chiedo perché non se le assunte Miglio quando era presidente della provincia durante quell'anno e mezzo in che è durata la conferenza di servizio. Quindi o non hanno colpa nessuno, oppure qualcuno, diciamo, si deve fare delle domande. Poi a questo ci aggiungo che la questione degli oneri di urbanizzazione che sono stati pagati, sono stati chiesti dal comune di San Severo, e il comune di San Severo che ha chiesto gli oneri di urbanizzazione, e la ditta li ha versati. Quindi, se da un lato abbiamo dei comportamenti che il TAR definisce un comportamento ondivago e contraddittorio, e non penso che il TAR non veda le carte come non le vediamo noi, io dall'altra parte chiaramente non posso non evidenziare dal punto di vista politico che ci sono state delle responsabilità enormi, e le dobbiamo dire, perché non posso, per il ruolo che ho di rappresentanza dei cittadini e di San Severo, non dire la verità delle cose, e provo qualcuno a sconfessare quello che io ho detto. Allora, siccome c'è una responsabilità politica grande, io gradirei che almeno ci si assuma le responsabilità di quello che si è fatto. Poi si può cambiare idea? Ben venga. Ma fingere che non si è fatto nulla, questo non lo possiamo accettare, perché significa prendere per i fondelli i cittadini e prendere per i fondelli chi da 6 anni in quel consiglio comunale dice sempre le stesse cose, che è un impianto pericoloso. È pericoloso perché? Non perché sia pericoloso il compostaggio, è pericoloso perché i soggetti che hanno presentato la proposta sono stati condannati in via definitiva per corruzione. Abbiamo sentito prima che hanno avuto delle interdittive anche antimafia. E allora io mi chiedo perché la legalità va a compartimenti stagni, perché non si sono fatte le verifiche che si dovevano fare dal punto di vista della legalità quando avete fatto la delibera di giunta nel 2015 e avete sottoscritto quella convenzione. Perché non abbiamo visto chi metteva piede nella nostra città per trattare i rifiuti, con tutti i rischi che sono connessi al fatto che un privato gestisca i rifiuti di un comune? Allora, sono cose che si dicono in maniera, diciamo, la vogliamo dire in maniera politically correct? No,
È un tema troppo importante. Io penso di non urtare la sensibilità di nessuno se dico che le verifiche andavano fatte prima per quanto riguardava i soggetti, andavano fatte prima per quanto riguarda il dimensionamento dell'impianto, perché 60.000 tonnellate sono enormi per la nostra città. Andavano fatte prima lo studio, diciamo, dei venti, perché io penso, approva questa cosa, va in porto, fra 5-6 anni, San Severo, noi non potremo manco passeggiare per strada perché avremo quegli odori sgradevoli che non ci permetteranno nemmeno di farci più una passeggiata. E allora io è questo che a questo punto chiedo. Dobbiamo trovare una soluzione, però prima la verità. Prima la verità. Allora, la verità l'abbiamo dei fatti, con gli atti alla mano, perché non li abbiamo detti così, l'abbiamo detti con gli atti alla mano. Anche quella del 2018, che è stata votata all'unanimità, sempre anche in quel caso proposta dall'opposizione, ma quando il procedimento in provincia ormai era chiuso. Quindi sempre per correre dietro a una cosa che si è tenuta bella riparata per farla arrivare, diciamo, a compimento, e poi si è iniziata a dire: oh, madonna, magari può essere che vediamo se anche noi non siamo tanto d'accordo, ci piace il pubblico. Però anche in quella delibera del 2018, e mi riferisco al sindaco, anche lì noi abbiamo detto, ma lo dico con estrema, diciamo, proprio apertura, abbiamo detto testualmente, la leggo qui: alla luce della discussione, riteniamo di esprimere la volontà di non essere favorevoli alla realizzazione dell'impianto di compostaggio. Quello. Quindi noi non dobbiamo sminuire la gravità di quello che sta succedendo a San Severo rispetto alla costruzione di Consigliere questo impianto. Capofila, Sì, se può cominciare a Presidente, concludere, mi dia qualche minuto, la prego, perché per favore. sono Poi temi davvero minuti. importanti. La ringrazio, però mi faccia solo concludere con qualche considerazione, diciamo, positiva, propositiva. Allora, diciamo, preso da tutto dal punto di vista, diciamo così, degli atti e della verità dei fatti. Ora, chiaramente c'è una presa di un cambio, diciamo, di rotta, anche perché io lo ammetto e lo dico anche ai consiglieri di questa consiliatura che non erano presenti, giustamente, non vogliono avere un carico di una cosa che non hanno votato loro, giustamente si esprimono in senso contrario e ne hanno tutto il diritto. Quindi dobbiamo adesso, per questa posizione nuova, cercare di correre ai ripari. Allora, la Regione deve per forza, visto che la titolarità della delega è della Regione, la Regione deve intervenire, visto che quando gli abbiamo chiesto un parere, ha addirittura detto che è come dice la provincia. Allora, visto che abbiamo ancora un presidente della Regione, non so per quanto tempo, spero poco, di centrosinistra, allora, visto che questo comune ha dato tanto ad Emiliano, perché ha dato tanto, allora io mi chiedo, spero che si possa intervenire innanzitutto in regione affinché, diciamo, la questione venga risolta dal punto di vista del riesame, per i motivi che abbiamo detto, per il principio di precauzione che io vi prego, anche se non voterete la delibera dell'opposizione. Io vi prego di inserire nella vostra delibera a riprova del fatto che non c'è nulla, nulla da nascondere, e soprattutto a riprova del fatto che deve prima il comune fare l'istruttoria e poi mandarla in provincia e non viceversa. Quindi vi chiedo di intervenire, avere, e questo in questa nuova consiliatura, con questi nuovi consiglieri, con questa nuova predisposizione, c'è stato un cambiamento. Diciamo così, politico rispetto alla questione compostaggio, noi lo accettiamo da questo punto di vista, però diciamo le cose chiare, troviamo le soluzioni e vi prego, se è questa la vostra intenzione, di far sì che anche stasera, diciamo, ci sia una delibera, diciamo, concertata da entrambe le parti, dove nessuno possa dire: no, tu non l'hai votata perché così, no, io non l'ho votata perché così, e rendere strumentale tutte e due le cose. Allora, per una forma di rispetto, per una forma di, diciamo, eleganza istituzionale, non è un diritto, non è assolutamente, non lo è, visto che è la maggioranza che lo può fare, noi purtroppo no, possiamo solo chiederlo, di
integrare la delibera a riprova di tutto questo e iniziare un nuovo capitolo insieme su questa questione, affinché insieme da questo momento in poi possiamo lavorare messi i punti fermi per questo benedetto riesame da un lato e spingere gli uffici regionali dall'altra a intervenire sulla questione. Grazie. Grazie consigliere.